anche appunto cultura, diritti che si uniscono. Questo è il bello della nostra organizzazione. Parto con care compagne e care compagni, penso che sia importante una partenza ricordando chi siamo, quali sono le nostre radici, non dimenticandoci almeno questo. Sì, con tutte le difficoltà del caso oggi è più difficile praticamente essere compagni che essere neofascisti, è una cosa assurda. Allora comunque appunto un grazie a tutti per essere presenti, un grazie al Circolo Pessina, prima Luigi mi ha raccontato velocemente la storia del circolo, un grazie all'Arci Milano che ci ospita, un grazie al Comitato di Bergamo che ha contribuito a preparare poi tutto il materiale che avete trovato, le cartelline eccetera. Ma un grazie non può essere solo di benvenuto, deve essere anche di riconoscimento. Dunque un grande grazie a tutte quelle compagne e compagni che in questi 4 anni hanno lavorato per far crescere Arci Lombardia, ma soprattutto che hanno provato a mettere in pratica i nostri valori di mutualismo, solidarietà e agire collettivo, cercando di andare oltre l'essere un semplice coordinamento come nel passato. Un grazie alle nostre e ai nostri oltre 160.000 associati, e ai nostri oltre 450 circoli e ai loro gruppi dirigenti. Un grazie a tutti i nostri comitati territoriali e a chi si è assunto l'onere di governarli ieri e a chi li governa oggi e governerà domani. Un grazie anche alle persone, ai soggetti, associazioni, enti, aziende che ci sono stati vicini in questo percorso di questi ultimi 4 anni. Un grazie immenso perché sono stati 4 anni straordinari e complessi. Complessi fin da subito in quanto non abbiamo fatto a tempo a sederci nel nuovo Consiglio Direttivo Regionale che abbiamo dovuto affrontare il difficile, eufemismo, congresso nazionale e la fase di transizione della reggenza nazionale da marzo a luglio 2014. Poco dopo sono maturate le crisi politiche e economiche, seppur diverse ma imponenti, di Milano e Sondrio. Situazioni ancora oggi molto critiche, a cui si aggiunge quella economica di Mantova, ma anche la fragilità di diversi altri comitati. Situazioni per cui abbiamo messo a disposizione risorse economiche e umane a supporto, come è giusto che sia. Situazioni che ci pongono l'obiettivo irrinunciabile di costruire buone pratiche tese a rafforzare il nostro gruppo dirigente diffuso. E poi abbiamo avuto gli impegni di Expo 2015, Expo dei Popoli, il referendum costituzionale del 2016, i rigurgiti fascisti che hanno preso di mira i nostri luoghi e le nostre compagne e compagni. Abbiamo subito 17 atti fascisti dal marzo 2015 al novembre 2017. Poi l'attivazione puntuale sulla riforma del terzo settore che ci vedrà essere nuovamente impegnati anche nei prossimi anni e tanto altro. Non ultimo l'esito delle elezioni politiche regionali del 4 marzo, un esito che avevamo previsto come si evince anche dal nostro documento regionale, ma che comunque ci ha colpito duramente e che non ci può lasciare indifferenti. Un impegno che si può misurare nel modo con cui abbiamo affrontato questo quadriennio. 26 consigli direttivi contro i 13-14 dei mandati precedenti, almeno 80 presidenze, decine e decine di momenti formativi, continua tessitura della rete regionale, un buon percorso precongressuale e la partecipazione ai vari luoghi, associativi e interassociativi. Un impegno per il passato, per il presente e per il futuro che trova nel periodo congressuale un momento di riflessione e di ripartenza. Il congresso è infatti il momento che fissa in maniera definitiva quanto fatto nel mandato precedente e definisce prospettive e obiettivi del prossimo quadriennio. Per ripartire dobbiamo avere il coraggio, come riporta la frase sulla nostra delega, di affrontare le paure. Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Ed io allora riprendo un bellissimo libro per bambini di Domenico Barilà, intitolato Il coraggio di essere coraggiosi. Un libro per bambini ma anche per adulti. Un libro che ci dice come il coraggio vero sia quello di tollerare l'insuccesso, di riprovarci, di chiedere aiuto, di essere noi stessi. Se abbiamo questo coraggio di riconoscere il nostro essere umani e dunque fallibili, sapremo affrontare i problemi e le paure, perché lo faremo chiedendo aiuto e dunque praticando quello che teorizziamo. Siamo una realtà solidale e mutualistica. Siamo infatti convinti che per reagire alla situazione attuale di arretramento culturale e sociale non si possa prescindere dal lavorare sui nostri valori, quali appunto la solidarietà, il mutualismo, la lotta alla diseguaglianza sociale, e abbiamo visto come ce n'è ancora molto nel nostro paese ma nel mondo intero, la difesa dell'istruzione pubblica e lo sviluppo di un'educazione permanente, il rifiuto dei nuovi fascismi. Mi piacerebbe che in questi ultimi giorni ci fosse uno sforzo straordinario a sostenere la campagna Mai più fascismi, che si conclude entro fine mese.
e di tutti i razzismi, e anche una ripresa della politica di pace, dimenticata negli anni, come ci dimostra la devastazione delle guerre in corso e l'ennesima recrudescenza della questione israelo-palestinese, con la comunità internazionale disgregata nel difendere gli interessi di parte e non certo impegnata nel proporre politiche di pace. E quanto sentiamo la mancanza in questo quadro d'insieme di un'Europa dei cittadini. Di fronte a questo deserto sociale, culturale e democratico, il coraggio è dunque quello di chiedere aiuto e offrire aiuto, ricostruendo le reti comunicanti tra i circoli e tra i comitati al nostro interno, verso l'esterno invece allargando le alleanze con i soggetti del terzo settore e incalzando il sindacato e la politica su questi temi. E alcuni dei soggetti con cui lavoriamo in maniera proficua sono qui oggi presenti: ACLI, Hauser, il CSB, Ampi, AGESCI, CGL e tanti altri. L'impegno che deve emergere oggi è incrementare dunque le reti e le alleanze e nel contempo anche provare a dare impulso alla Federazione ASCI, realtà oggi poco valorizzata dai soggetti che la compongono. Come siamo arrivati a questo congresso? Abbiamo iniziato subito dopo l'estate 2017, costruendo consigli direttivi e un gruppo di lavoro aperto a riflettere su di noi e sul nostro futuro. I temi si sono sviluppati in alcuni territori anche con incontri di approfondimento per arrivare poi ad essere assunti, sviluppati e arricchiti da nuovi contributi emersi nei 9 congressi territoriali e un'assemblea congressuale, quella di Sondrio, fino ad arrivare qui oggi per un ulteriore confronto. Un confronto spero arricchente, la cui sintesi verrà consegnata al congresso nazionale con l'unica ambizione richiesta: essere parte della classe, senza l'arroganza di sentirsi primi, pronti ad ascoltare e a dialogare, e anche aver torto, se è giusto che sia. Arriviamo al congresso anche più deboli. Abbiamo perso in questi 4 anni una fetta importante di associati, circa 50.000. Questo dato sicuramente è importante, ma va analizzato con le giuste lenti. Primo, parte del calo è dovuto al cambio della stagionalità del tesseramento, dalla stagione scorsa. Tema che ci ha portato ad avere un tesseramento più lineare, non avendo più il periodo di doppio tesseramento, ma con la conseguente riduzione di diverse migliaia di tessere e conseguenti risorse. Inoltre, ad oggi non possiamo nemmeno dirci che il cambio di stagionalità abbia dato quello spunto allo sviluppo del tesseramento che avevamo ipotizzato a livello nazionale. Secondo, nella stagione 2017-2018 possiamo già segnalare un'inversione di tendenza. Infatti, al 30 aprile 2018 abbiamo già un dato di molto superiore alla chiusura del tesseramento precedente e quasi pari alla chiusura del tesseramento 2016. Siamo già oltre le 160.000 tessere. Avendo davanti a noi ancora alcuni mesi di tesseramento, possiamo essere fiduciosi. Ma quello che ci preoccupa maggiormente è la perdita di basi associative. Perdere basi associative vuol dire perdere un pezzo di storia e radicamento sul territorio. Per questo motivo dobbiamo continuare l'azione di tutela del nostro patrimonio anche alla luce delle ulteriori difficoltà che apporterà per i piccoli sodalizi la nuova riforma. Dall'altra parte dobbiamo invece costruire azioni di sviluppo che si aprono anche grazie alla riforma, pensando a strumenti anche innovativi di semplice efficacia, come ad esempio potenziare sui territori la campagna di adesione agevolata ai nuovi circoli. Altrimenti strumenti importanti che abbiamo pensato nel passato, come il fondo di sviluppo, che abbiamo realizzato con Banca Popolare Etica, rischiano di rimanere strumenti di nicchia. Ma arriviamo al congresso anche più ricchi. Rimaniamo il terzo comitato regionale per dato tesseramento, abbiamo una struttura che ha dimostrato di essere presente e qualificata, abbiamo sperimentato un nuovo modello di governo che ha realmente riportato la titolarità politica al direttivo, cosa che ci ha permesso di contribuire anche al dibattito nazionale come soggetto collettivo. E che siamo finalmente soggetto collettivo lo denota come il livello regionale sia stato vissuto come soggetto attivo da tutti i comitati territoriali nei loro congressi e non come un ospite con cui scambiarsi solo calorosi saluti. Ed è la prima volta che questo avviene ed è un dato fondamentale su cui continuare a lavorare. Certo, modello da migliorare e implementare, come già ci siamo detti, anche in occasione dell'ultimo direttivo del 2 maggio del 2018. Su questo modello il Consiglio Direttivo ha appunto deciso di offrire al momento congressuale un'analisi di questi 4 anni di governance che trovate nella cartelletta. Sono stati messi in luce gli aspetti positivi, ma anche evidenziati gli aspetti critici su cui saremo chiamati a lavorare. Arriviamo a questo congresso anche un poco diversi. A volte vorremmo non accadesse mai di esserlo, di perdere compagni per strada. E un grande grazie va a Giovanni Riva, figura fondante dell'ACI Lecco e della Lombardia che ci ha lasciato pochi mesi fa. A volte è naturale e giusto, anche se sempre produce una piccola lacerazione e sentimenti,
ringrazio oggi che ha passato il testimone della presidenza del proprio territorio, come Emanuela Cremona, Enzo Como, Nicola Milano, Claudia Pavia, Giulio Varese. Un grazie in bocca al lupo ai nuovi presidenti, Claudia Cremona, che è alla mia sinistra, Giampaolo Como, Matteo a Milano alla mia destra e Mauro a Varese, e quelli che arriveranno, siamo in attesa della nomina del presidente di Pavia. Un grazie anche a chi continuerà a sostenere questo impegno, come Roberto Bergamo, Marco Brescia, Davide Alecco e Mirko Mantova. Un grazie ai dirigenti che hanno lasciato, ai nuovi arrivati, a quelli che continuano. Un grazie anche a chi mi ha accompagnato in questa presidenza, Ideanna, Ilaria, Davide e Francesco. Un grazie a Simone e Nicola che hanno condiviso con me l'esperienza in presidenza nazionale e allo staff che ci ha supportato, Ivone e Luigi. Un grazie alla nostra presidente nazionale Francesca e al vicepresidente Filippo come a Greta Barbolini che oggi è qui a rappresentare il nazionale in maniera attiva, appunto non solo per i saluti. Un grazie infine alle nostre famiglie e alla loro grande pazienza. Un grazie ai tanti che ho completamente dimenticato, mi scuso per la lunghezza dei ringraziamenti, il ruolo da pastore bergamasco, come dice sempre Paolo Radice, ma non possiamo esimerci dall'essere umani. Tutto più senso il pastore, cane del gregge e pretore. Il congresso è un luogo di riflessione non solo su quanto accade dentro di noi, ma anche un luogo di riflessione su quanto accade attorno a noi. Anzi, la nostra forza è essere parte di un territorio e a volte forse ce lo dimentichiamo. Come ho già ricordato, l'esito delle elezioni del 4 maggio purtroppo era stato già da noi preconizzato. L'esito è la conseguenza di decenni di abbandono della cura della democrazia e della partecipazione, a cui si unisce la crescita delle discriminazioni e delle diseguaglianze e la grave crisi dell'attuale sistema economico. Diventa dunque normale se al posto di lavorare sui legami sociali, sulla solidarietà e sulla mutualità, si propongono il leaderismo, l'ipertrofia di una comunicazione superficiale ma efficace e che si rischi di cadere infine nella difesa individualistica del proprio spazio vitale e che dunque prevalga l'egoismo. Oggi non abbiamo una chiave per recuperare in breve il ritorno al bene collettivo, soprattutto se non siamo in grado di leggere la grande popolare domanda di cambiamento emersa e se non siamo in grado non solo di proclamare diritti e valori, ma di renderli davvero esigibili. Ma noi abbiamo appunto i luoghi e questi luoghi sono frequentati da persone e dunque possiamo provare ad agire, ascolto e costruire risposte, riportando anche all'attenzione primaria il ruolo fondante di una democrazia e che sono i corpi intermedi e il ruolo fondante per la politica della buona cultura. Oggi sicuramente siamo in minoranza di questi pensieri, ma quando giovani dell'ACI Pavese ti dicono che l'unico luogo di formazione politica e di cittadinanza che loro oggi vedono sta nell'ACI, perché non essere ottimisti e tornare a lavorare per promuovere i nostri buoni valori? Per far questo dobbiamo dunque rafforzare il nostro stare nei territori o tornarci là dove ci siamo ritirati. Dobbiamo agire politiche che facilitino l'accesso agli spazi per chi vuol creare valore sociale. Dobbiamo unire la buona teoria alla buona pratica stando nei luoghi del conflitto. Dobbiamo, come ho appena detto, non solo declamare valori e diritti, ma dobbiamo renderli esigibili. Prendiamo il nostro antifascismo. Noi non vogliamo solo commemorarlo, ma dobbiamo e vogliamo renderlo attuabile. Essere antifascisti vuol dire sviluppare la democrazia e la partecipazione. Vuol dire lottare per ridurre le diseguaglianze. Vuol dire essere solidali e mutualistici nei confronti di chi ne ha bisogno. Vuol dire proporre un progetto collettivo che si chiama prima le persone, rispetto a chi costruisce muri egoistici e individualistici nascosti sotto la scritta prima gli italiani. Essere antifascisti vuol dire anche studiare quanto avviene, per questo motivo ringraziamo Paolo Verizzi, giornalista di La Repubblica, che sarà presente, e tutto il lavoro che lui sta restituendo quotidianamente alla comunità, vivendo purtroppo sotto minaccia, come troppo accade ai giornalisti e alle giornaliste nel nostro paese in questi anni. L'ARCI è nata appunto da queste radici, dalla resistenza, dall'antifascismo, mutualismo, giustizia, libertà, ritrovo, cultura, istruzione, formazione politica. Ridiamo valore a queste radici, ricostituiamo reti solidali ARCI. Questo è rendere completo il nostro essere antifascisti. Con la consapevolezza che oggi i cambiamenti sono molto più rapidi rispetto al passato e che i confini e i paradigmi culturali, come la partecipazione, sono sempre più liquidi e, come riporta il rapporto ISTAT 2017 sullo stato del paese, anche essere volontari nel mondo dell'associazionismo sta diventando un lusso per pochi e noi dobbiamo qua appunto cambiare paradigma
e dobbiamo costruire momenti importanti di pensiero e azioni conseguenti. Per costruire un progetto bisogna avere un obiettivo, ma anche avere conoscenza dei propri limiti. Se da un lato abbiamo delineato una debolezza dell'ACI, non solo in Lombardia, nei numeri, dall'altro dobbiamo approfondire le altre criticità con disponibilità al confronto e dunque all'ascolto, partendo da un assunto: la ricchezza delle nostre esperienze, quella di Davide da una, ma qua ce ne sono davvero centinaia. Una ricchezza di cui non c'è forte consapevolezza a partire proprio da noi, dal corpo associativo diffuso, salendo man mano nella nostra filiera. Mi permetto un esempio: nel congresso di Bergamo la delegata di un circolo ha toccato con mano questa ricchezza lei sconosciuta ed ha riportato con entusiasmo alla propria base questa esperienza, tanto che questa piccola grande realtà associativa sull'orlo di una possibile chiusura ha ritrovato entusiasmo e dunque volontà a continuare e senso di appartenenza. Lo sforzo di tutti, nazionale, regionale, territoriale, circoli, è provare a diventare soggetti collettivi, esperienze che si incontrano e si confrontano, che discutono e innovano, che coprogettano e stimolano, soggetti che mettono in pratica i valori che appunto enunciano. Oggi purtroppo sappiamo essere solo così parzialmente. Ecco dunque che analizzare il quadriennio passato ci può permettere di affrontare quello a venire con maggiore efficacia. Ma quali sono i punti critici? Come mai queste criticità oggi sono ancora più preoccupanti rispetto a 4 anni fa? Perché la nostra azione in generale punta più sul taglio dei costi, ma a fatica riesce a presentare piani di investimento e sviluppo? Come possiamo trasmettere i nostri pensieri alle tante persone che a noi si avvicinano per soddisfare un proprio bisogno culturale e sociale e farle diventare parte di un progetto collettivo? I punti critici non sono un'evidenza purtroppo solo regionale, lo sono anche a livello nazionale come anche a livello territoriale. La riduzione nazionale del tesseramento delle basi associative, l'enorme difficoltà a costruire un ricambio dei gruppi dirigenti, la difficoltà a pianificare le politiche culturali ed economiche e a renderle collettive e sostenibili, come ricordava l'assessore di Cremona, nostra compagna Rosita Viola, con la conseguenza che spesso poi la richiesta di intervento dei livelli superiori non è solo per la prevenzione ma solo per la cura. Un evidente ritardo nella comunicazione e nella sua efficacia, l'incapacità di valorizzare anche dal punto di vista commerciale il nostro marchio, come dimostra la progressiva riduzione dei proventi dai partner storici. Ringraziamo anche San Montana, piccolo spot, ma veramente un'azienda con cui lavoriamo da anni molto bene. E anche qua c'è una scelta politica di fondo, che poi se volete vi racconto. E l'elenco delle criticità sappiamo essere molto più lungo. Il motivo che queste difficoltà siano ancora oggi più preoccupanti rispetto a 4 anni fa sono essenzialmente dovute al fatto che su queste criticità non sempre si sono messe in campo idonee elaborazioni. Si procede con azioni tampone, ma non ci si ferma appunto a studiare. Nella conferenza di metà mandato a Capannelle avevo evidenziato come oggi manchi a noi gruppo dirigenti il tempo necessario per studiare. Quell'intervento ottenne un plauso unanime, sintomo di un riconoscere questo bisogno come centrale. Ma è rimasto uno sfogo, una scritta sulla sabbia. Se un'associazione come la nostra non si impegna a trovare tempo liberato per imparare e provare, non avremo ben presto più nulla di politico da trasmettere, rischiando di essere una semplice struttura erogatrice di servizi, magari di qualità, ma null'altro. Se non aumentiamo la cura del nostro gruppo dirigente, non incentiviamo la partecipazione, se non favoriamo il confronto, difficilmente saremo in grado, per l'appunto, di costruire piani di sviluppo e ci limiteremo a cure dimagranti. Vorrei far presente però che un'organizzazione forte non può reggere tagli all'infinito. Lo abbiamo detto e ribadito durante tutti i congressi territoriali, lo ha detto il Presidente del Collegio dei Revisori Nazionali all'ultimo Consiglio Nazionale. Noi dunque ci impegneremo a far sì che la nostra ACI torni ad essere forte e autorevole. Continueremo a pensare che portare un contributo alla discussione non è lesa maestà o arroganza dei primi della classe, ma l'essere parte viva e paritaria all'interno di un gruppo di uguali. Dunque, perché si sia forti, abbiamo bisogno su ogni nostro livello di dotarci di luoghi di governo plurali, avendo la consapevolezza che ogni luogo è diverso e che dunque non esiste una unica ricetta. Ad esempio, tutti ci diciamo che oggi il Consiglio nazionale è un non luogo, che demotiva e mortifica la partecipazione dei consiglieri. In Lombardia avevamo lo stesso problema, con il Consiglio direttivo trasformato in luogo di mera ratifica. In questo quadriennio abbiamo ridato centralità al Consiglio direttivo, che è divenuto il primo luogo di proposta politica, di confronto e di controllo. Possiamo provare a riconsegnare al Consiglio nazionale il suo vero ruolo? Possiamo gratificare i consiglieri con una comunicazione efficace e un adeguato spazio per il confronto? Io penso di sì. Per questo
nelle nostre discussioni è anche emerso come la figura del Presidente del Consiglio nazionale debba essere messa nelle condizioni di svolgere realmente il suo ruolo di garante, di controllo e di informazione. Un riferimento certo anche per tutti i consiglieri. Celeste Grossi me lo ricorda ogni volta. Anche la Presidenza nazionale è stata dichiarata dai più inefficaci. Possiamo pensare a modalità nuove, non certo mutuando quelle dei territoriali o di alcuni regionali come il nostro, ma provando a promuovere non solo la rappresentanza ma anche le competenze. Ripeto, non abbiamo la chiave, abbiamo tanto da discutere, tanti pensieri da mettere in comune e poi cercare di fare una sintesi. Io penso inoltre che la solitudine dell'agire politica produca solo capri espiatori, mentre l'agire collettivo produce, anche nel caso di eventuali fallimenti, un sentire solidale e mutualistico. Ci torno sempre sulla solidarietà e il mutualismo. Ecco dunque che alcuni momenti per noi centrali abbiano bisogno di commissioni nazionali e regionali che elaborino e progettino, come ad esempio sul tema del tesseramento, dello sviluppo associativo, su quello delle politiche economiche, come anche sul tema del terzo settore e così via. Alcune esistono, altre vanno potenziate, altre vanno viste. Infine dobbiamo avere la contezza che per essere forti dobbiamo stare nel territorio e avere cura del territorio. Abbiamo ben presente le difficoltà dei nostri circoli, dei nostri comitati territoriali e per questo motivo dobbiamo pensare che vanno rafforzate le strutture tanto del nazionale che dei regionali come dei territoriali. Ma questo sforzo deve essere coordinato e monitorato con cura quotidiana, pena l'inefficacia. Ma non solo inefficace, il rischio più grosso è quello di una lenta e progressiva scomparsa. La cura di una pianta parte dalle radici e i circoli sono le nostre radici. Il nostro impegno è far sì che i circoli siano o tornino ad essere un centro della vita sociale di una comunità. Sulla situazione delle nostre basi lombarde abbiamo presentato recentemente un'analisi che prosegue un lavoro iniziato 4 anni fa. E questo quadro conferma il dato che la lenta erosione è legata a molteplici aspetti. La difficoltà nel garantire il normale ricambio dei gruppi dirigenti, la riduzione delle attività innovative, la crescita abnorme delle responsabilità, la difficoltà nell'avere gli spazi o mantenerli, l'impatto della crisi economica, la difficoltà dell'accesso al credito, l'interpretazione da parte degli organi preposti di norme mai chiare e molto altro. Su molti di questi punti in questi 4 anni abbiamo operato con attenzione e questo ci è stato riconosciuto. Anzi, nei congressi, e ricordo molto bene la relazione di Marco Pardo durante il congresso di Brescia, si chiede che ACI Lombardia continui e rafforzi la sua azione per la tutela e lo sviluppo dei nostri circoli e dei nostri territoriali. Per poter bene operare in questo senso dobbiamo anche rilanciare il rapporto con le istituzioni. Negli ultimi anni, con le difficoltà economiche che hanno colpito anche le stesse, si è spostato il rapporto tra enti locali e associazioni più nella visione strumentale dell'agire in risposta ai bisogni. Dobbiamo alzare l'asticella e far comprendere che, essendo un soggetto vivo della comunità, il terzo settore deve essere coinvolto anche nelle fasi precedenti la risposta e dunque nelle fasi di individuazione del bisogno, nella coprogettazione, nella risposta e nella programmazione della risposta. Saremo dunque nel futuro sempre parte stimolante nei forum, come stiamo costruendo una presenza collettiva nei vari centri di servizio al volontariato. Un ACI forte e autorevole potrà anche essere un soggetto utile a ricostruire il campo della sinistra, valorizzando la nostra autonomia, rispettando la nostra autonomia, mettendosi al servizio delle persone. Per questo dobbiamo agire nel rafforzare il bagaglio politico del nostro quadro dirigente diffuso. È un bisogno che è emerso con forza in quasi tutti i congressi territoriali. Con molta lucidità è emerso nel percorso pre-congressuale che ha messo in campo ACI Cremona. Solo un quadro imparato, scusate la bestialità dell'italiano, ha la possibilità di cogliere le idee che quotidianamente nascono nelle nostre realtà e farle diventare proposte concrete e collettive. Ed in questi congressi, frequentando i circoli, leggendo le loro proposte sui social, troviamo tante idee su diritto allo studio, mobilità giovanile, offerta culturale, laicità, svago, politica abitativa, integrazione, parità di genere. Abbiamo avuto anche con Davide qualche passaggio sulla storia, ma anche nel presente rimane un tema importante. La sostenibilità ambientale, l'impegno all'antimafia sociale e la buona comunicazione. E il nostro impegno sarà quello di riempire il bagaglio politico dei nostri dirigenti. Nel documento congressuale avevamo dimenticato 2 punti, ma forse perché siamo abituati a farli. Dei prossimi 3 punti, 2 sono centrali, quello sull'antimafia sociale e quello sull'ambiente.
Allora, viviamo in una delle regioni d'Europa con il più alto tasso di inquinamento ambientale, dell'aria, della terra e dell'acqua. Una parte della città di Brescia è un luogo avvelenato e invivibile, la nostra terra dei fuochi che tutti dimenticano. Viaggiare sui mezzi pubblici è un incubo e purtroppo anche un rischio per la nostra vita, come è capitato recentemente sulla linea ferroviaria.